Buongiorno ragazzi, oggi video dal mio bagno perché voglio fare una pazzia e cioè tingermi i capelli a casa da sola. Non cambierò drasticamente il colore, non preoccupatevi, ma per me che non faccio praticamente mai cambiamenti sui capelli, anche una tinta leggermente diversa rispetto al mio colore è una piccola pazzia, quindi sono molto emozionata di vedere il risultato finale. Perché mi è venuto questo guizzo della tinta? Semplicemente ogni tanto mi piace ravvivare le sfumature del capello, a me non dispiace il castano su di me, però a volte li vedo un po' spenti, un po' troppo freddi, e quindi mi è capitato negli anni di fare qualche tonalizzante per ravvivare il colore. Dato che non avevo voglia di andare dal parrucchiere, volevo fare tutto da sola, usiamo questa super novità Garnier Good. È una colorazione permanente senza ammoniaca, 100% vegan e con il 90% di ingredienti di origine naturale, e promette soprattutto una copertura al 100% dei capelli bianchi e una durata fino a 8 settimane del colore. Io non ho tanti capelli bianchi, ogni tanto capita di vederne uno qua e là, tipo ne ho intercettati due o tre che a volte saltano fuori, però non riesco a farveli vedere perché faccio fatica anche a trovarli. Fortunatamente per ora non c'è ancora questo problema. Continuo a spostare i capelli perché fa veramente caldissimo e aiuto, però sono curiosissima di vedere come sarà il risultato e come cambieranno le sfumature soprattutto al sole. Oggi non ce n'è moltissimo, ma spero che esca qualche raggio per farvi vedere. Perciò ragazzi, iniziamo. Abbiamo bisogno in realtà solo del nostro barattolino e di un asciugamano per proteggere i vestiti che tra poco metterò. Facciamo un piccolo unboxing. Allora, c'è la crema rivelatrice, che è appunto il primo step, la crema colorante da aggiungere sempre nel barattolo, un trattamento al burro di karité che farò poi dopo aver sciacquato la tinta e aver lavato i capelli, la spatolina per mischiare tutto e i guantini per proteggere le mani e applicare appunto la tinta come una maschera. Mettiamo un asciugamano scura per proteggere i vestiti, anche se io ho messo una canottiera vecchia per non avere problemi. Onestamente l'asciugamano me la risparmierei, non lo so. Allora, se volete essere bravi, usate l'asciugamano. Qui ci sono 40 gradi, quindi io eviterò di usarla, anche perché, come vi dicevo, ho messo una semplice canottiera nera a cui non tengo. Step 1, apriamo la crema rivelatrice e la mettiamo direttamente nel barattolo. Step 2, apriamo la crema colorata e la uniamo. E adesso miscelo bene. Allora, la crema colorante è molto più densa rispetto alla prima usata, la rivelatrice. Miscelando bene si uniscono uniformemente. Comunque il profumino è super delicato, non ha un odore forte, anzi è un po' floreale, e avevo letto che contiene delle note di legno di sandalo, orchidea e bacche di goji, se non sbaglio. Comunque è super piacevole. Spazzolo bene i capelli per eliminare tutti i nodi. Passo a dividere la testa in sezioni. Ho letto che si applica come una maschera, quindi ci servono i nostri guantini. Ed eccoci qua ragazzi, la distribuisco bene sulle radici. Intanto sta iniziando a prendere colore anche nel barattolino. E mi aiuto con un pettinino per dividere i capelli. Tra l'altro serve anche a distribuire un po' il colore. Una tips di solito è mettere un po' di crema sulla pelle per non macchiarla. Adesso lo farò tra poco. E la distribuisco bene su tutto. Tra l'altro è bella fresca, quindi anche rilassante come procedimento. Separo e aggiungo un po' di tinta. Facciamo l'altro lato della testa e la spalmiamo bene bene. E comunque il pettine è fondamentale, perché ogni volta che lo passo la distribuisco appunto in ogni angolino che pensavo di aver saltato. Sto usando tutti strumenti neri così da non macchiare nulla. Adesso devo raccogliere la parte alta della testa dove ho già messo la tinta sulle radici e vado avanti a distribuire la tinta sempre sulle radici, però nella parte dietro della testa. Ho messo l'asciugamano così posso lavorare bene sulle lunghezze senza preoccuparmi di macchiare magari anche la pelle, e metto quello che rimane sulle lunghezze. Comunque sulle radici i miei capelli hanno già un po' cambiato colore, sono, raga, curiosissima, vi giuro.
L'applicazione devo dire che è stata molto facile, avevo paura di non riuscire ad essere precisa perché appunto non l'avevo mai fatto, però aiutandomi con la spazzola, il pettine, il colore praticamente si distribuisce da solo e ha proprio la consistenza di una maschera, quindi non ho avuto problemi. Eccoci qua, 30 minuti passati, i capelli, la tinta hanno assolutamente preso colore, adesso vado sotto la doccia, lavo tutto, metto in posa per 3 minuti questo trattamento al burro di karité e ci rivediamo con i capelli asciutti. Eccomi qua ragazzi, mi fa impazzire il risultato, ho lavato i capelli sciacquando, facendo uno shampoo e poi mettendo il trattamento al burro di karité che è super intenso, in più ce n'è moltissimo, quindi sono riuscita a fare un bell'impacco dalle radici fino alle punte e infatti i capelli, oltre ad essere super lucidi, sono anche molto molto morbidi. Parlando del colore invece, si nota soprattutto sulle radici, è un bellissimo cioccolato caldo, molto molto più rossiccio rispetto al mio colore naturale e quindi mi fa impazzire perché volevo una cosa del genere per l'estate appunto. Si nota moltissimo alla luce del sole, spero di riuscire a mettervi una clip perché esce proprio questo riflesso rosso stupendo e poi sono super lucidi. Adesso sono un po' obsessed con appunto il nuovo colore. Comunque, come vi dicevo, esiste in tantissime colorazioni, quindi se anche voi vorreste dare un twist ai vostri capelli, al vostro look e cambiare facendolo a casa, vi consiglio di usare appunto questa linea di Garnier Good, perché l'applicazione è facilissima anche per chi come me non l'aveva mai fatto e il risultato è veramente molto molto bello. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo colore. Spero tanto che vi piaccia e nei prossimi video vedrete sicuramente come evolverà. Io vi mando un bacione grandissimo, nell'info box trovate i link ai prodotti e ci vediamo alla prossima. Ciao!